Vi do il benvenuto in questo nuovo video, cari amici e care amiche, e vi rivolgo subito una domanda diretta. Notate qualcosa di diverso? Vi rispondo io. Sì, finalmente dopo 2 mesi che rompevo le palle a tutti, mi sono sistemata il look. Sono appena stata dalla parrucchiera, sono entrata in casa, ho acceso la videocamera e sto girando l'introduzione per il tutorial che vi propongo in questo video. Beh, giusto per curiosità, vi dico che ho tolto l'extension e quelli che vedete sono i miei capelli. Ora vi presento il tutorial di oggi, che è un gioco che mi è stato molte volte richiesto, che si chiama Bestia. Quindi vi invito a mettermi un bel like se il video vi piace, a mandarmi i vostri commenti e suggerimenti come sempre per eventuali nuovi tutorial o eventuali varianti del gioco Bestia che vi faccio vedere in questo. Vi invito ora a munirvi di un bel mazzo di carte italiane, quindi italiane significa piacentine, siciliane, napoletane, toscane, vanno bene tutte le 40 carte italiane con i quattro semi. Giocate, giocate anche voi insieme a noi a Bestia. Prima di cominciare il tutorial vero e proprio, vi spiego un attimo le regole generali di questo gioco e prima di tutto faccio una precisazione perché io avevo detto che si gioca da 2 a 10 giocatori. No, mi scuso, la verità è che si gioca da 3 a 10 giocatori, in questo caso siamo in 3. Quello che vi ho messo sul tavolo sono tutte le carte del seme di denari. Questo gioco si basa molto sulle stesse regole della briscola. Quindi la carta che vale di più, che ha più potere di presa, diciamo, in una mazzata è l'asso, poi il 3, il re, il cavallo, il fante e in ordine decrescente 7, 6, 5, 4 e 2, perché il 3 ha valore più alto anche del re. Questo ha, per quanto riguarda il potere di presa durante il gioco. Ovviamente io vi ho messo sul tavolo solo il seme di denari, ma lo stesso discorso vale per tutti e quattro i semi delle carte. Come avevo detto, siamo in 3 giocatori, mamma fa... ecco, lo sto inquadrando, no, no, ma si è già fatto vedere, siamo in 3, questa sono io. Sapete che io, avendo anche la videocamera, sarò in piedi e sta mescolando mio papà che fa il mazziere in questo caso. Ora vi spiego prima le regole del gioco, quindi la prima mano diciamo che è solo esplicativa e poi facciamo anche una partita. Dunque, avete visto il mazziere alza, scusate, il mazziere ha mescolato, appoggio il mazzo, io alzo. Le carte vanno distribuite in questo modo, 3 carte a testa in senso antiorario. Prima si volta, come ha fatto lui, una carta sul tavolo. Questa carta è il seme di briscola, è la briscola del gioco, ok? Quindi, ora quello che succederà è la fase 1, la fase di dichiarazione. Praticamente questa carta non entra in gioco, serve solo ad indicare qual è il seme della briscola della mazzata in corso. Vi faccio una precisazione, in questo gioco esiste una sola mazzata, il che significa che noi facciamo un solo giro in cui esauriamo tutte e 3 le carte che abbiamo in mano e vincitori e perdenti vengono decretati al termine di questa unica mazzata, smazzata, scusate, da 3 carte. Quindi noi facciamo solo 3 prese. Io vi faccio vedere le mie, intanto voi sapete che giocate insieme a me, e vi dico come funziona la fase di dichiarazione. La fase di dichiarazione, ecco, io non sono brava a tenere le carte in mano, lo state già notando, però un po' di folklore, il bello della diretta, che non è neanche diretta, ma la tengo questa parte perché fa ridere, è questa. Dunque, vedete che io ho queste 3 carte, queste sono le mie. Il primo giocatore che deve partecipare è la mamma perché si procede in senso antiorario, quindi lui ha dato le carte, giocatore 1, giocatore 2 sono io e giocatore 3 è il mazziere. La dichiarazione viene in questo modo. La persona guarda le carte che ha in mano, quindi voi state già facendo i vostri ragionamenti insieme a me.
e decide se bussare, quindi partecipare alla partita oppure no, in base al fatto che in mano deve avere delle briscole, delle carte potenti, quindi che gli assicurino almeno una presa. Perché questo? Perché il vincitore, scusate, il perdente del gioco, cioè colui che va in bestia, quindi è proprio per questo che il gioco si chiama bestia, è colui che non fa nemmeno una presa. Perciò io guardo le mie carte, valuto se ho delle briscole potenti che mi garantiscano almeno una presa e busso oppure dico che non accetto la mano. Quando un giocatore, adesso vi faccio vedere cosa succede. Cominciamo dalla mamma. Lei ha accettato. Io, come voi vedete, abbiamo delle carte che fanno pena, diciamo anche schifo, quindi io le rifiuto e dico no, io non accetto di giocare. Vediamo cosa fa il mazziere. Quindi vediamo cosa fa il mazziere. Ok, allora io ho rifiutato perché ho tre brutte carte. Cosa succede però? Questo non significa che io sia esclusa dalla partita, significa che queste tre carte vengono tutte e tre cambiate e partecipo anche io insieme a voi alla mano perché il mazziere me le sostituisce con altre tre carte. Ricordate che nella versione classica o si cambiano tutte o nessuna. Esistono delle varianti in cui si cambia una sola carta oppure due, però questa, noi stiamo facendo la versione classica, quindi o si cambiano tutte e tre o nessuna. E io le ho cambiate tutte e tre e vediamo cosa ci ha toccato. Ok, questa mossa che avete visto si chiama andare a dottore, ha diversi nomi in base alle regioni. Noi siamo Emiliano-Romagnoli e quindi da noi si dice andare a dottore. La mamma fa la prima giocata. Ora devo spiegarvi la regola di come procede il gioco, che è importante. Il gioco procede in questo modo. Lei ha giocato bastoni. Io, che sono il secondo giocatore e di conseguenza anche il terzo, deve per forza rispettare il seme che è stato giocato dal giocatore di mano. In questo caso la mamma ha giocato bastoni, quindi io devo per forza rispondere con bastoni. Se per caso io in mano non avessi un bastoni, dovrei giocare per forza una briscola. Io ora non rivelo ai miei avversari cosa ho in mano, ma voi lo vedete, ok? Allora, se io in mano non avessi bastoni, dovrei giocare per forza una briscola. Se non avessi neanche una briscola, dovrei giocare quello che ho. Questa è la regola. Adesso vi faccio vedere. Voi sapete che io ho questa e quindi la gioco. E quindi in questo caso prende il papà perché ha il 3 che è la carta più forte. Comunque, come abbiamo spiegato prima, il 3 ha il maggiore potere di presa. Ora tocca a lui, che è la persona che ha fatto la presa, perché nel gioco chi fa la presa è il nuovo giocatore della mano successiva, il primo che appunto deve giocare una carta. Ora tocca a lui giocare. La regola per la seconda mano è questa. Se il giocatore ha in mano una briscola, la deve giocare per forza. E quindi, se lui ha in mano una briscola, è obbligato a giocarla. Se non ha in mano una briscola, può non giocare la briscola. E comunque la regola che vale è questa. Quando un giocatore deve giocare una briscola necessariamente, quindi o perché è il secondo di turno, come in questo caso, ad esempio, e quindi per la regola generale il secondo giocatore, scusate, il primo giocatore della seconda mano deve per forza giocare una briscola se l'ha in mano. Oppure perché magari l'altro giocatore ha giocato un altro seme e lui non avendo lo stesso seme deve rispondere con una briscola. Quando un giocatore deve usare una briscola, deve sempre giocare la più alta che ha in mano. Questa è un'altra regola fondamentale. Vediamo cosa fa il nostro giocatore. Ok, lui ha giocato, vedete, una briscola, la più alta che ha in mano, si presume, così noi altri sappiamo, io e la mamma sappiamo che in mano lui non ha né l'asso né il 3, perché ha giocato il cavallo di briscola. Io rispondo con, vedete che cos'ho, che è quello che abbiamo noi, rispondo con questa. Una cosa che vi segnalo, quindi prende di nuovo lui.
Già due prese. Questo cosa vi fa capire? Che sarà impossibile, abbiamo l'ultima mano, che una di noi due rimarrà senza prese, sarà colei che va in bestia, se non addirittura tutte e due. Adesso vediamo. Un'altra regola importante è che se un giocatore è di mano e ha in mano l'asso di briscola, lo deve giocare per forza. Questa è una regola che vale sempre, cioè tu giocatore hai in mano l'asso di briscola, tu lo devi giocare. Questo vale se sei di mano, ovviamente, se sei di mano in quella mano lì. E questo però non vale per il 3. Quindi se per ipotesi qui anziché il re ci fosse stato l'asso, quindi noi eravamo tutti esclusi dall'avere l'asso, però io o un altro avesse avuto in mano il 3 di briscola, non sarebbe stato obbligato a giocarlo. Però con l'asso in questo caso sì, e non avendo nessuno fatto per ora, si presume che nessuno abbia l'asso. Vediamo cosa fa adesso il nostro giocatore di mano. Ah, ecco, vedete, ha preso lui tutte e tre le mani. Praticamente lui ha stravinto, ha fatto tutte e tre le prese. Noi siamo entrambe in bestia. Se fossimo stati in 10, avremmo avuto e avesse preso solo lui tutte le mani, noi saremmo stati, insomma, saremmo stati in bestia come tutti gli altri giocatori. Perché va in bestia la persona che non prende mai. Ora vi facciamo vedere, vi ho spiegato tutte le regole in questa partita, ne facciamo un'altra. Pronti per vedere la seconda partita? Ecco, lui. Ah, accidenti, questa è carina perché c'è proprio l'asso in tavola, benissimo. Quindi vedremo, noi sappiamo già che l'asso è lì, quindi sappiamo già che nessuno di noi può avere l'asso in mano. Intanto vi faccio vedere noi con cosa giochiamo. Ok, in questo caso quindi la briscola più forte che è in gioco è il 3 e quindi essendo in tavola l'asso, chi ha in mano eventualmente il 3 non è obbligato a giocarlo. Procediamo. Mamma bussa o rifiuta? E voi che dite? No, dai, bussiamo. Ci può stare. Anche lui le ha cambiate. Quindi deve ridarle come mazziere, deve ridare le nuove carte a lei e a se stesso. Noi le abbiamo tenute perché avete visto che, vedete, abbiamo modo di giocare, insomma. Ok. Tocca alla mamma, la prima di mano. Vi ricordo che alla prima mano non è obbligatorio giocare briscola, però alla seconda mano sì. E noi abbiamo da rispondere, quindi rispondiamo con lo stesso seme. Eccoci. Prendiamo noi, va, una presa ce la siamo aggiudicati, quindi non andiamo in bestia e questa è una buona notizia. Ora tocca a me. Allora, vedete per la regola che vi ho appena detto, questa è la seconda mano, abbiamo fatto una presa, questa è la seconda mano. Tocca a noi giocare, a me con voi, e devo giocare per forza una briscola, nonché la più alta che ho in mano, che in questo caso, eccoci qui. Vediamo come risponde il nostro mazziere. Non si vede che non ha una briscola perché se avesse avuto una briscola avrebbe dovuto rispondere con questa, quindi noi ci aggiudichiamo anche questa presa. E ora tocca a noi, vediamo se siamo i super vincitori oppure no. Direi che siamo i super vincitori. Perfetto, quindi per la par condicio questa volta noi abbiamo stravinto. E gli altri due sono andati in bestia. Mi sembra tutto finito in modo molto equo. Spero che le regole vi siano chiare. Nel caso scrivetemi nei commenti perché vi darò ulteriori delucidazioni. E dai, in bocca al lupo per la vostra partita. Come sempre vi ringrazio per aver scelto di seguire il mio tutorial. Vi invito ad iscrivervi sul canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!